Allora, io, come sapete, insomma, vengo invece da un'esperienza ancora diversa, che non è quella dell'ambiente, ma è quella dei diritti delle persone LGBT e non solo. E quando sono arrivato a Roma non pensavo che mi sarei impegnato in quel settore, sono arrivato nel 98 e invece quasi nel 97, quasi subito ho cominciato questo percorso. Che è una cosa che mi ha insegnato tanto. Perché l'esperienza in un'associazione come quella che ho vissuto io, che è il Circolo Mario Mieli, non fa soltanto attivismo per promuovere diritti, leggi, rapporti istituzionali, fa una cosa che è più importante, fa servizi alle persone. Perché per tanti anni mi sono occupato di accoglienza, di iniziative culturali, di occasioni di incontro, servizi psicologici, assistenza legale. Tutto quello che è attenzione verso le persone, i bisogni delle persone che troviamo, questo abitua tantissimo all'ascolto, perché spesso la politica parla, è in grado di dare le sue ricette, di dare le sue letture della realtà e ascolta meno. E invece proprio a sinistra, se questa parola ha un senso, dobbiamo recuperare quella capacità di ascolto dei bisogni e della realtà che abbiamo attorno, perché altrimenti la sinistra diventa residuale, diventa una cosa che è legata magari a un percorso importante del passato che però non ha più le sue radici nel presente. Questo è quello che in parte hanno fatto le sinistre che risorgono in Europa, hanno riscoperto il legame con i bisogni delle persone e con la realtà che ci sta intorno, che riguarda i diritti, ma riguarda l'economia, riguarda l'ambiente, riguarda il lavoro. Tutte le nostre competenze assieme. E quindi il mio apporto penso che possa essere questo, quello di provare a bucare quel tetto di cristallo che la sinistra avvinghiata in dinamiche a volte politiciste, di litigi, di correnti, di fazioni, ha continuato a coltivare negli ultimi decenni, non negli ultimi anni. Allontanandosi sempre più dal mondo, è una cosa che tra l'altro anche le associazioni tendono a fare. Il mondo delle associazioni LGBT spesso è visto dalle persone gay, lesbiche, come litigioso, come distante dai bisogni, incapace di rappresentarle, incapace di dare veramente servizi, però chi le conosce sa, chi le frequenta, chi le attraversa sa che sono punti indispensabili perché offrono luoghi di riscoperta dell'identità o di costruzione dell'identità, quei servizi che dicevo, una analisi, quando sono in grado di farlo, della politica, della realtà che ci sta attorno. Chi fa politica deve avere il coraggio di ascoltare e poi, in base ai propri valori, alle proprie convinzioni, dare una lettura di quella realtà, fare una proposta a quella realtà, a quelle persone, a quei bisogni, che non sia ideologica. E dico, la laicità non è soltanto laicità nei confronti della religione, è laicità anche rispetto alla realtà che ci troviamo di fronte. Avere il coraggio di cambiare idea, avere il coraggio di dire ho sbagliato e posso fare meglio, avere il coraggio di trovare nuovi linguaggi per parlare alle persone. E se noi siamo in grado di fare tutto questo, uscendo appunto dagli schemi e schemini, forse diamo un contributo di rinascita all'Italia, a Roma, al nostro paese, non soltanto alla sinistra. E l'ho detto quando sono intervenuto a Milano, dobbiamo evitare di pensare le nostre questioni in maniera segmentata. Spesso si immagina che io mi debba occupare soltanto di Froci, che la compagna di prima si possa occupare solo di ambiente e la compagna ancora prima soltanto di lavoro. Invece le nostre tematiche noi possiamo imparare gli uni dalle altre, possiamo crescere assieme e soprattutto noi viviamo comunque la società, perché una persona che lavora ha problemi che riguardano la sua sessualità, che riguardano l'ambiente che frequenta, i servizi, la società, la sanità e così via. Un omosessuale ovviamente ha bisogno di trovare lavoro, ha bisogno di avere gli autobus che funzionano, di non inciampare ogni buca per strada, dalle cose più banali alle cose più grandi. Io mi auguro che questa esperienza ci faccia crescere. Non sono stato sempre convinto che questo sia possibile, o anche nei momenti di pessimismo,
lo stop che abbiamo avuto mi ha fatto pensare, soprattutto nel momento in cui sono riemersi diciamo, gli screzi, i litigi, le radici, che l'operazione ancora una volta era stata un'operazione non del tutto riuscita, quella di creare, era ancora una volta un cartello e non c'era stato quell'afflato che aveva portato a lasciarsi dietro veramente le case di provenienza per provare a costruire qualcosa di nuovo, e questo mi ha deluso perché speravo, io non avevo seguito tutti i percorsi di incontro, quindi speravo che ci fosse più slancio, invece ancora una volta sono riemerse quelle divisioni. E devo dire, nell'ambito in cui mi muovo io, che è un ambito molto di confine, perché essendomi occupato di diritti delle persone LGBT che stanno dappertutto, che sono trasversali nella società, non sono soltanto di sinistra o di centro-sinistra, okay. E in qualche modo mi confrontavo anche con la conquista, tra virgolette, di un consenso, di un voto di confine, di marginale, da chi si era scoraggiato e non avrebbe votato, da chi pensava di votare PD e invece magari per la mia esperienza, per la fiducia nei miei confronti, poteva votare la nostra lista o Fassino, oppure col voto disgiunto. È chiaro che quella settimana e quei litigi non hanno aiutato quel tipo di lavoro di confine, ci hanno riportato indietro alle dinamiche interne non sempre positive. Quindi adesso serve uno slancio in più in questi ultimi 10 giorni, se vogliamo farcela. Il pezzo di speranza, il pezzo di forza, secondo me, è ancora in incubazione. Roma forse aveva l'opportunità di fare qualcosa di più, sta sulle nostre spalle quelle di fare un passetto oltre, di crederci fino in fondo, di riuscire a parlare anche quel linguaggio nuovo e quelle parole nuove che possono ridare attualità alla sinistra e non farla passare libri di storia. Altrimenti chi fa finta di essere più vicino alle persone come anche il Movimento 5 Stelle, chi si dà una patina di. Poi questa viene tirata via, per un po' sparirà, però in questo momento riesce a essere più efficace, a rubare quello spazio che in altri posti invece ha riconquistato la sinistra. Questo noi dobbiamo esserne consapevoli. Il Movimento 5 Stelle a Roma, in Italia, ha riempito uno spazio che altrove hanno riempito le destre populiste per un lato, ma anche la sinistra che risorge di Syriza, di Podemos, da altri. E quindi ha rubato quello spazio, soprattutto nel rapporto con le giovani generazioni, che non è soltanto una questione di età. Perché secondo me le generazioni devono parlare, non mi interessa l'idea sopra i 50, sopra i 60, sotto i 40, sono cose che trovo leziose e anche fastidiose. Però dialogare, parlare con le energie che ci sono, anche che ci sarebbero, di impegno sociale, civile, che io vedo a Roma tantissima energia e tantissimo impegno di tantissimi giovani e non giovani, la sinistra deve riuscire a parlare con queste realtà, altrimenti si perde il suo bacino naturale di confronto. Se si crea una disaffezione negli ambiti del sociale rispetto alla possibilità di rappresentanza, ne parlavamo ieri con Sandro, di rappresentanza, di autorappresentazione politica, di impegno anche nella sfera istituzionale, non soltanto negli ambiti protetti, come se quegli ambiti non fossero inquinati dalla politica vista soltanto come tecnica, come sporcizia, come partiti, come ruberie, come carriera. Allora diventa soltanto una questione di apparati o di notabili che provano di volta in volta a riciclarsi a destra e a manca, e questa cosa non appassiona nessuno e non appassiona onestamente neanche me, ovviamente. E quindi il mio augurio è che noi facciamo quel salto e riusciamo a rinnovarci mantenendo la nostra carica di tradizione, la bellezza dei valori della sinistra, dell'uguaglianza e anche della libertà che stanno assieme nelle nostre storie.